Buonasera, io sono Maria Gabriella Castiglione. Questo spettacolo di questa sera è uno spettacolo che si doveva svolgere durante l'estate, autunno, in occasione della questa edizione del Festival Musicarte nel Parco, che appunto è nato 25 anni fa, questa manifestazione sordina partita nel Parco di Villa Sabucchi con il sindaco Carlo Pace, te lo ricordi? E da lì, quasi per scommessa, in modo esponenziale è diventata una manifestazione importante, soprattutto perché ha ricevuto tantissimi riconoscimenti anche da parte del Quirinale. È una manifestazione plurimpremiata negli anni passati, fino al 2018, appunto dalla Presidenza della Repubblica. La caratteristica di questa manifestazione è che è l'unica manifestazione, penso una delle poche, se non l'unica, che si tiene a Pescara, a cadenza annuale ovviamente, dove sono presenti tutti artisti abruzzesi, quindi artisti del territorio. Ed è una delle poche manifestazioni in cui io cerco di abbracciare un po' l'arte nei 360 gradi, quindi sia musica classica, musica moderna, musica jazz, ma anche danza classica, danza moderna, teatro, qui ci sono state le due compagnie del Teatro Marruccino, ma che hanno fatto. Questo spettacolo, per problemi di salute della coreografa, è stato, diciamo, ripescato, posso dirlo, in questa data, perché il mese di novembre è stato un mese anche di per sé, un mese non allegro, non tipico mese di manifestazione, io tra l'altro ho avuto un problema personale, ma c'è stata la buona volontà in pochissimo tempo praticamente, abbiamo organizzato questa serata. Tra l'altro io ringrazio la maestra Michela Sartorelli, che è una delle più grandi professoressa di danza, e sarà un balletto veramente bello, perché la personalità e la serietà della maestra Sartorelli fa sì che i ballerini della sua scuola vanno sempre fuori, sono sempre firmati fuori. Addirittura c'è Vasco Rossi, un video di Vasco Rossi dentro una scala di Milano, che canta una canzone dove ci sono le ballerine che hanno ballato qui all'aula della scuola di Michela Sartorelli e quant'altro. Questa sera c'è sia il professore Lanza che il balletto di Pescara. Io presento e ringrazio l'assessora, visto che dicono la sindaca, io spesso faccio concerti con la sindaca quando c'è una donna, quindi l'assessora Maria Rita Carota, che presento con grande affetto, perché lei da più giovane, perché è giovane tuttora, era anche musicista. E quindi la sensibilità della musica sicuramente c'è anche in quel che mi ha dato le foto quando suonava la sinfonica, la bambina. Buonasera, in alcuni concorsi ci siamo scoperti. Buonasera a tutti, benvenuti. Il mio è un breve saluto, ma per me importante, nei confronti di Gabriella Castiglione, perché la sua dedizione, la sua competenza, la sua bravura hanno fatto sì che questo evento, Musicarte nel Parco, raggiungesse quest'anno la 25ª edizione. Non è semplice soprattutto perché questo evento ha continuato anche dopo la pandemia. Molti eventi hanno subito gravi conseguenze, alcune associazioni hanno dovuto interrompere anche le loro attività, invece quest'anno con tanta passione e con tanta tenacia, anche contro tutto e contro tutti, anche con le avversità
correlate a diversi stati di salute, e siamo arrivati alla fine anche di questa edizione. È per questo motivo che, come amministrazione comunale, proprio per manifestare la vicinanza e il sostegno a questo evento, abbiamo ritenuto con il sindaco. Il sindaco di consegnare una targa a Maria Gabriella Castiglione del 25enne di Musicarte del Parco, manifestazione ideata e diretta con competenza e lusinghieri risultati, a nome mio e a nome del sindaco Carlo Masci. Grazie di nuovo per tutto quello che fai e per quello che doni alla nostra città e oltre, perché la tua bravura, il tuo studio, so quanto studi, quanti sacrifici fai proprio per migliorare sempre di più. E un plauso speciale lo voglio fare proprio perché questa manifestazione non riguarda solo la tua attività di concertista, di musicista così bravo e importante, ma riesci anche a valorizzare, prima lo dicevi, a tutto tondo, a 360 gradi, l'arte in tutte le sue forme. Stasera vedremo la danza, ci sono state esibizioni di cori, c'è un po' tutto, quindi un po' tutte le espressioni artistiche vengono valorizzate, quindi grazie di nuovo. Ovviamente la passione è fondamentale. Ci sono persone che vivono per la famiglia, chi vive per altro, però c'è una piccola categoria di persone come me che vive esclusivamente per la cultura e per l'arte, ma anche per il bene della città e anche della regione. E quindi io voglio molto bene a Pescara, così come voglio molto bene agli artisti locali che molto spesso sono conosciuti fuori, come i ballerini di questa sera, ma è ritengo fondamentale che vengano conosciuti anche qui nella nostra bellissima città. E non a caso il sindaco ho saputo che ha fatto una fontana a forma di pianoforte, no? E quindi io non ci sono stata, ancora non mi capirebbe. E quindi vuol dire che abbiamo anche un sindaco che ama la musica. E quindi io vi dico veramente grazie, sperando di continuare ancora per tanti anni. Grazie mille, grazie. Grazie mille, non sapevo niente, assolutamente, quindi per me è una sorpresa, ma questo riconoscimento è anche per tutti i ballerini che si esibiranno questa sera in modo simbolico. Chiamo, vi siete messi bianco e nero con i tassi del pianoforte, no? Ringrazio innanzitutto anche Giancarlo Ranieri per le riprese. Veramente con 2 giorni abbiamo organizzato il tutto, quindi chiamo la maestra Michela Santorelli. Non c'è? Dov'è? Vieni Michela, vieni. Lei è una grandissima coreografa, a Pescara sei in top, ma sei in top ancora, non in regione, a livello nazionale. Abbiamo appena vinto una gara importantissima a livello europeo, quindi classificati. Ma sempre, cioè c'è un concorso di danza classica, professione di danza di Pescara, sempre. Quindi sono sempre molto contenta e orgogliosa di avere te e tutta la tua i ballerini ospite in questo festival, come sempre, perché siete veramente bravi. Grazie di che da. Buona visione e buona ascolto.
Thank you.
Grazie.